La banda dei tre, diretto da Francesco Maria Domiledò, conferma l'arrembante ritorno del cinema di genere. Francesco Pannofino, Aldo Marinucci e Marco Bocci danno vita a uno sgangherato trio che ricorda il gruppo TNT, leggendaria banda di Alan Ford. La banda dei tre è un film tratto da un romanzo di Carlo Caligari e io nella fattispecie interpreto la parte di Silvano, che è un malvivente. Purtuttavia ha avuto una crisi mistica, ha visto la Madonna e quindi diciamo che vive anche il suo essere un rapinatore, un ladro, eccetera, lo vive però dal punto di vista mistico, cioè lui dà i suoi proventi dell'attività criminale ai poveri, alla chiesa, eccetera. Come potete notare è molto religioso. La frase del film è "ancora ecco stai", anzi Francesco la dice pure meglio. "Ancora ecco stai". Ecco quella lì. Carlito, oppure Bambola, è un personaggio estremamente ambiguo che cerca di sopravvivere in mezzo a tante figure totalmente assurde. È un personaggio tra i più buffi credo che io abbia mai fatto. Dall'acconciatura già in qualche modo si riesce a capire. È un personaggio che cerca di avere un'identificazione molto vicina ad un fumetto. Che ci fate voi due in balsamani? Entrate, forza! Tony Piccolo è un pistolero, diciamo, è uno spacciatore di marijuana che vuole fare il salto di qualità. Dopo aver letto, ecco, il libro della Banda dei Tre, sono rimasto subito affascinato da questo personaggio e l'ho sentito da subito mio. 39, 2 seconda. E azione! Questo che è intrattenimento, è cinema pop nell'accezione migliore del termine. I tre mi ricordavano proprio un Bud Spencer e Terence Hill moderni con un terzo incomodo. E poi mi ricordava il vecchio gruppo TNT, dove questi brutti, sporchi e cattivi in realtà non sono poi così cattivi. E poi perché era un libro dove potevo divertirmi e si mischiavano più generi che mi hanno fatto crescere, diciamo, quando ero più piccolo cinematograficamente, cioè che sono un certo tipo di commedia, un certo tipo di cinismo e soprattutto dei film di genere. È un film molto divertente, ti dà la possibilità di fare delle cose che tendenzialmente non fai mai in Italia. Tutti e tre i personaggi, sia il mio, quello di Marco Bocci e di Aldo Marinucci, sono tre personaggi a cui credo che il pubblico si affezioni perché alla fine non puoi non volergli bene.